Giornata di relax in compagnia dei più piccoli, nel mezzo delle meritate vacanze, lasciandosi alle spalle l'interruzione del rapporto con la Juventus di quasi un mese fa. Massimiliano Allegri ha mantenuto la parola ed è arrivato a Pescara per partecipare al camp organizzato dalla ASD Curi dell'amico Totò Martorella allo stadio Adriatico Cornacchia. Già ieri Allegri era arrivato in città, ha rivisto vecchi amici, fatto shopping in centro, oggi l'appuntamento con i più piccini. Una giornata meravigliosa, innanzitutto non dovete ringraziare me, ma dovete ringraziare chi ha organizzato, Antonio Martorella, Stefano Sasso, a tutti gli istruttori che comunque hanno passato una settimana con questi bambini, e quindi credo che sia una cosa molto importante, perché queste iniziative soprattutto sono importanti per il sociale, indipendentemente dal calcio, perché tanti ragazzini giocano con passione, però dopo il calcio deve essere una scuola di vita, e questo credo che sia un passaggio molto importante dove dobbiamo sicuramente fare un passo indietro e ragionare un pochino in modo diverso. Siamo andati un pochino troppo avanti, abbiamo perso forse un po' il gusto di farli divertire, però queste giornate sono veramente belle e faccio complimenti a chi organizza. Ecco, che stagione si va a chiudere per la Curi? Siamo molto contenti perché, a parte l'incremento dei numeri, pensiamo di aver preso i ragazzi a settembre con delle competenze calcistiche, li lasciamo a giugno con l'implementazione di queste competenze calcistiche. E poi consentiteci di dire, come dice Massimiliano, Antonio, ragionevolmente è difficile da qui uscirà il calciatore di Serie A, ma già il fatto che togli 470 persone, 470 bambini dalla strada, questo già è un atto meritorio che io nei modi e nei tempi che posso sostenere ti appoggio e ti supporto. Ovviamente Allegri non risponde a domande sul recente passato e soprattutto sul futuro, ma l'amico Martorella prova a interpretare l'umore di Max e non sarebbe sorpreso di un anno sabbatico. Io credo che lui, dopo 11 anni di Serie A, ricordiamocelo sempre, 2 di Cagliari, 4 di Milan e 5 di Juve, penso che debba tirare il fiato. Questo è il mio parere, ma secondo me è quello che gli gira. Esattamente. Io, se dovessi scommettere personalmente, non ce lo vedrei che, se arriva una chiamata, si mette il 9 luglio a ricominciare. Penso che lui abbia bisogno di ricaricare le pile per poi ripresentarsi anche più lucido, più energico, insomma, ecco. Alla fine noi pensiamo che questi grandi personaggi siano degli automi. Questi grandi personaggi sono delle persone umane che sono straordinarie per quello che riguarda la capacità di sopportare pressioni e ritmi, ma alla fine poi anche loro hanno bisogno di tirare il fiato.